Ti dico sicuramente la tattica di come abbiamo preparato questa partita, di mantenere possesso e di dare meno palloni possibili a loro, perché sappiamo che, come tutti i francesi, hanno la palla in mano, gli piace giocare, fare offload, cercare gli spazi. Quindi noi volevamo cercare di avere sempre possesso, calciare il meno possibile, ovviamente dentro i 22 si cercava di andare in touche per poi far partire loro dalla metà campo. Poi sai come abbiamo fatto degli errori, diciamo che abbiamo concesso a loro questi palloni e quando hanno iniziato ad alzare il ritmo noi siamo un po' calati. Sicuramente noi abbiamo la voglia di provare a giocare al loro livello, penso che oggi abbiamo dimostrato cose buone, altre meno buone, sicuramente con il lavoro si cresce sempre. Ci fa solo che bene a noi a giocare con dei campioni, comunque perché c'era un vice campione del mondo che era Iman, c'è sicuramente degli All Blacks che daranno sempre una mano a queste squadre e anche a noi soprattutto a crescere. Ti dico, giocare a un alto livello sicuramente personalmente ti gasa sempre un po', perché puoi confrontarti con della gente che fa del rugby veramente un gioco incredibile. In Celtic League è stata una cosa un po' diversa, perché lì nelle squadre tra virgolette anglosassone giocano molto più ordinati, prefissati, no? Invece oggi loro hanno cercato anche di sbilanciarci nel nostro gioco, nei contrattacchi. Diciamo che a livello fisico, a livello di ritmo, più o meno è quello che si trova sia nel campionato inglese che francese. E noi, se riusciamo ad adeguarci, tra virgolette, e mettere il nostro ritmo e porlo in Italia, possiamo veramente far male. Ma sicuramente a noi fa bene giocare a questo ritmo. Speriamo di poterlo portare anche nel campionato italiano, di poter far vedere sempre un bel gioco, di divertire il pubblico e soprattutto prima di tutto divertirsi noi. Quando ci divertiamo noi, sicuramente poi viene fuori una bella cosa e la squadra è contenta. Grazie.